La città di Prato è stata scelta quest'anno come sede dell'incontro annuale dell'IT User Group dell'associazione Major Cities of Europe, che raggruppa i rappresentanti di circa 50 città europee. Lo scopo è di scambiare idee, visioni ed esperienze per migliorare le performance delle amministrazioni locali grazie all'impiego dell'information technology. Il nostro obiettivo è il cosiddetto knowledge sharing, quindi condividere quello che facciamo, cosa funziona e anche e soprattutto cosa non funziona, perché quello che non funziona è la cosa più interessante, perché così non si fanno gli errori. Quali sono le tecnologie che hanno maggiori probabilità di aiutare davvero le città? E tante. Intanto le infrastrutture, cioè una città che non ha banda larga, e per banda larga si intende molto di più di 10 megabyte al secondo, non ha tantissime chance di essere una città efficace, e per città intendo dire non solo la pubblica amministrazione ma la città in senso lato, perché molte delle applicazioni che permettono di essere più efficaci richiedono la banda larga. Un altro aspetto molto importante sono i dati. Oggi si parla molto del cosiddetto open data, quindi il governo aperto, il governo, la pubblica amministrazione che rende disponibili i dati per gestirsi meglio al suo interno e per gestire meglio la città in senso lato, integra tutti e così via. Conosce le città toscane? C'è qualche esperienza che può essere interessante? Prato, perché Prato per vari motivi l'ho molto frequentata ed è assolutamente, devo dire, sorprendente, se vogliamo, come in modo assolutamente, diciamo, determinato e per anni e per anni e per anni si sono fatti progressi in aree specifiche secondo una visione complessiva, e quindi ormai da molto più di 10 anni Prato sta seguendo un percorso che la porta sicuramente a essere fra le città più interessanti da questo punto di vista. Stiamo parlando di una media città. IBM, uno degli sponsor dell'associazione e dell'evento, era presente con Anne Altman, General Manager Global Public Sector di IBM Corporation. Perché le città devono essere intelligenti? Perché è così importante che diventino sempre più intelligenti? Perché in tutto il mondo milioni di persone si spostano nella città ogni settimana e i centri urbani sono affollati come mai prima. E così la richiesta crescente di servizi e di riduzione dei costi diventano aspetti critici per chi amministra le città. Allora cosa può fare la tecnologia, in particolare come contribuisce IBM per aiutare chi amministra le città? Il fatto straordinario è che tutto raccoglie dati, dai sensori che illuminano le strade, agli edifici, ai sistemi di controllo meteo. Tutti questi dati possono essere usati in modo intelligente per migliorare i flussi e i servizi nelle città. Qualche caso di successo? Il Brasile è un esempio eccellente. Tutto il mondo è consapevole delle sfide di madre natura. In Brasile, ad esempio, lo scorso anno c'è stata un'alluvione che ha avuto conseguenze gravi e ha fatto numerose vittime. Il sindaco di Rio ha chiesto a IBM di mettere insieme un sistema di sistemi per poter gestire le previsioni meteorologiche e i servizi urbani, come trasporti e sistemi di emergenza, così che se in futuro dovesse ripetersi un disastro naturale, si possano proteggere i cittadini ed essere sicuri di dislocare in modo ottimale le risorse verso le aree cittadine più colpite. Qualche suggerimento infine per aumentare l'intelligenza in una regione come la Toscana, per aiutarla a gestire al meglio le sue risorse, dalle bellezze artistiche a quelle naturali? La Toscana è una delle più belle regioni al mondo, dove la grande ricchezza della storia e dell'arte si somma alla bellezza del territorio, alla qualità del vino e del cibo. La grande opportunità è dunque rappresentare tutto ciò in forma digitale per poter attirare e gestire nel modo migliore possibile i turisti in ognuna delle vostre città.
Maria Cristina Farioli, responsabile strategie Smarter Cities di IBM Italia, ha toccato 50 città della penisola, con 15 delle quali IBM ha siglato un protocollo strategico. La prima è stata Parma. Sono seguite città di varie dimensioni come Reggio Emilia, Bolzano, Nettuno, Salerno, mentre sono in corso i lavori per Milano e Roma e in Toscana per Firenze e Pisa. Con 15 di esse abbiamo siglato un protocollo strategico attraverso il quale abbiamo attivato dei tavoli di dibattito e innovazione per disegnare la città che vorrebbero nel futuro, quindi abbiamo delineato anche i progetti che possono portare a questa trasformazione. Quali sono i problemi principali che i sindaci e chi deve amministrare le città vi pone? Ormai tutti quanti vogliono qualcosa di molto forte e di innovativo. Vogliono qualcosa che attragga i cittadini, che attragga il consenso dei cittadini, la qualità della vita dei cittadini, da un lato. Dall'altro lato hanno il grande problema che non hanno soldi, che non hanno disponibilità di budget importanti per affrontare dei progetti di innovazione, quindi molto spesso ci chiedono come possono attingere ai fondi, fondi regionali, fondi europei. Quindi li aiutiamo a disegnare dei progetti esecutivi, perché una delle grandi difficoltà che esistono nella nostra realtà italiana, nelle nostre città italiane, è la mancanza anche di risorse umane che possano fermarsi, disegnare un modello, strutturare un progetto e poi presentarlo per una richiesta di fondi. In Toscana quali sono i progetti che avete in corso e come stanno andando? In Toscana abbiamo toccato due città, Pisa e Firenze, due città che per eccellenza sono turistiche. Con Firenze stiamo dibattendo delle iniziative innovative di realtà aumentata come strumenti di fruizione di un'opera d'arte, di un contesto storico-culturale. A Pisa abbiamo disegnato, diciamo, la città, la Smarter City, che potrebbe essere tra qualche anno, più tutta una serie di interventi progettuali che vanno a toccare dalla mobilità al problema legato all'ambiente, quindi come misuro il livello di aumento di inquinamento, ha un intervento interno, ma importantissimo, che tutte le città hanno, ed è il tema della governance, come io riesco a governare tutte i diversi indicatori di territorio, la complessità di un territorio, perché quando parlo di mobilità e quindi di traffico, non guardo soltanto a questo, devo guardare all'ambiente, devo guardare l'impatto che ha sul turismo, che ha sull'evoluzione del territorio, sulla qualità del servizio, su come un cittadino in un contesto turistico si trova. Ecco, tutto questo genera complessità e la complessità deve poter essere governata. Nella realtà dei fatti il modo con cui queste città stanno affrontando questo tema è un modo estremamente innovativo, cioè l'idea è che non dobbiamo fermare l'innovazione, perché l'innovazione non è bella perché è nuova, ma l'innovazione è bella perché ci porta ad avere nuove relazioni con i cittadini, ci porta a vivere in città più vivibili, ci porta a vivere in città dove la gente viene volentieri a lavorare perché ci sono posti di lavoro, ci sono attività interessanti, si guadagna bene, le scuole sono funzionanti e così via. La tecnologia non è bella di per sé, la tecnologia è semplicemente un motore che aiuta a fare le cose meglio in certi casi anche peggio, perché quando i progetti falliscono si scopre che la tecnologia magari non è stata la cosa migliore. E quindi, quando dicevo capire dove le cose funzionano e quello dove le cose non funzionano, significa proprio questo. La sede dell'incontro annuale previsto nel 2012 sarà Vienna.